Siamo in qualche modo argomento. I bar, i caffè italiani si stanno trasformando e aumentano le competenze richieste agli esercenti. Inoltre cresce il numero di attività gestite da stranieri, più 50% rispetto al 2011. Però l'impatto della crisi l'anno scorso ha causato la chiusura di oltre 13.000 esercenti. La fotografia è stata scattata da Fipecommercio nella presentazione di una guida dedicata al bar del futuro. Giuseppe Di Marco ha intervistato il presidente della federazione Enrico Stoppani, che ci fornisce alcuni numeri nel settore. Sentiamo. 130.000 imprese solo di bar, a cui aggiunge poi i ristoranti e le altre attività di pubblico esercizio, sviluppano 18 miliardi di volume d'affari con 7 miliardi di valore aggiunto, danno lavoro a 360.000 persone, che servono 20 milioni di clienti al giorno con un fatturato di 50 milioni di euro al giorno. Ci sono dati assolutamente significativi. Il settore è in grande cambiamento, ad esempio tra gli imprenditori prevalgono i giovani e le donne. Non solo tra gli imprenditori ma anche tra gli operatori del settore, che se lei passa nelle cucine, nelle pizzerie, trova evidentemente anche molti stranieri. Ci sono certe attività che oggi sono quasi monopolizzate dagli stranieri. Quanto è importante stare al passo coi tempi nell'uso delle nuove tecnologie? Riguardano aspetti di carattere amministrativo, touch screen per le comande, piuttosto che quella che è la gestione amministrativa delle aziende, insomma i controlli di gestione e altre cose. Riguarda per esempio la comunicazione, quello che sono marketing che anche queste aziende riescono a fare anche con poca spesa, perché sono certamente i fai da te, basta vedere l'uso dei social network, ma la grande tecnologia importante c'è anche e soprattutto in quelle che sono le attrezzature di esercizio, con gli abbattitori, le microonde, il mondo che si evolve, ma perché c'è un consumatore che se da una parte è anche più povero è anche molto più esigente. Quanto si sta facendo sentire la crisi in questo settore? Molto, insomma, perché il nostro è un settore che probabilmente tiene sul livello occupazionale, perché abbiamo un livello di servizio molto alto, ma con dei consumi in picchiata trasferisce sul nostro settore due effetti: un aumento di quelle che sono le chiusure per fallimento, l'alto turnover delle nostre attività e poi un abbattimento delle marginalità. L'abbattimento della marginalità vuol dire ovviamente anche sofferenza sulla tenuta dei conti economici. Ci fermiamo qui.